Anche quest'anno il Movimento Cristiano Lavoratori organizza in prossimità delle feste natalizie una raccolta alimentare. Oggi siamo presenti in diversi supermercati, in due dei deco di Caltagirone, uno in Viale Europa e l'altro in Via Madonna della Via, nelle due CRAI e oggi qui al mercato. Il Movimento Cristiano Lavoratori è sempre vicino alla comunità e a maggior ragione lo è appunto nelle feste religiose importanti come quella del Natale. La raccolta alimentare di quest'anno si caratterizza per due aspetti, uno che è quello del pranzo di Natale, difatti il 17 dicembre, che sarà presso il centro di prima accoglienza in via Alto Basso San Luigi, è un pranzo appunto che ospiterà, ecco, 50 famiglie bisognose e parte. Ecco, di questa raccolta di oggi che sta avvenendo qui al mercato e nei supermercati sarà, ecco, utilizzata proprio per il pranzo del 17. Altra novità di quest'anno è quella dell'invito che noi abbiamo rivolto agli esercizi commerciali a donare le proprie eccedenze alimentari usufruendo della legge 166/2016 concernente appunto la donazione e distribuzione dei generi alimentari e dei prodotti farmaceutici proprio per fini sociali e per la lotta contro gli sprechi alimentari. Innanzitutto ringrazio tutti i volontari dell'MCL oggi che appunto sono presenti nei diversi punti e invito tutti coloro interessati, ecco, a donare anche qualsiasi cosa, qualsiasi prodotto. La donazione è veramente un gesto bello nell'aiutare gli altri, nell'essere vicino al prossimo. In realtà aiutiamo anche noi stessi perché comunque ci sentiamo più presenti, più vicini proprio alla comunità e soprattutto a chi ha veramente bisogno. Continua il nostro impegno a favore del prossimo. Siamo impegnati in questa giornata di raccolta alimentare per aiutare le famiglie bisognose, le famiglie indigenti in occasione del Natale. Vogliamo contribuire con un gesto di concreta solidarietà a dare un segnale di speranza, a regalare un sorriso a quelle famiglie che a Natale rischiano di non avere una tavola imbandita per come meritano. Lo facciamo concretamente con queste e con altre iniziative, cerchiamo di essere vicini agli ultimi della società. Il nostro impegno è quello di contrastare l'indifferenza alla porta accanto. Ispirati alla parabola del ricco Epulone, abbiamo lanciato questa forte campagna di solidarietà che si concretizza con questa iniziativa di oggi, la raccolta alimentare, ma che si sviluppa anche con un pranzo di Natale insieme alle famiglie indigenti. Ogni giorno impegnati con la mensa dei poveri, cerchiamo di essere testimoni della solidarietà attraverso un impegno fattivo.